Famiglie e minori avranno un supporto in più a Viterbo. Il capoluogo della Tuscia diventa sede territoriale del garante regionale dell'infanzia. In questo momento è fondamentale la collaborazione istituzionale per garantire il diritto allo studio, ma soprattutto il diritto alla salute. Potrà aiutare a seguire meglio anche tutto il mondo legato ai minori e all'infanzia, come già fatto dal servizio sociale durante i mesi di lockdown. In ambito regionale, da inizio d'anno ad oggi, sono triplicati gli interventi del garante per quanto riguarda il diritto allo studio e le situazioni di disabilità. Emerge una forte richiesta del pediatra di base nelle scuole. Per quanto riguarda Viterbo, dall'inizio di lockdown ad oggi, gli interventi economici per sostenere famiglie in difficoltà con minori sono passati da 100.000 a 800.000 euro.